Viva la Radio Network, oggi ci troviamo al ridotto del Teatro Massimo e siamo in compagnia di Maria Grazia Sughi. Buongiorno Maria Grazia. Buongiorno. Questa mattina abbiamo visto uno spettacolo che si intitola La vita in versi. Ed è uno spettacolo interamente dedicato alla poesia. Sì. Una scelta un po' inusuale, diciamo, in tempi in cui la prosa comanda, diciamo. Bisogna fare scelte inusuali, secondo me. Cosa ci può dire di questo spettacolo? Ma a differenza della prosa, la poesia. La prosa ha poteri infiniti, per carità, quello di far riflettere, di far pensare, a volte addirittura di risvegliare la coscienza dello spettatore, le coscienze in generale. La poesia, secondo me, ha proprio il potere di aprire la pesante porta del cuore, apre il cuore, e quindi è fondamentale la poesia. E soprattutto parla non solo per gli adulti, ma anche abituare i ragazzi, i giovani, ad ascoltare le poesie e ad appassionare il pubblico giovanile verso la poesia. Ecco, infatti questo spettacolo è stato replicato anche per le scuole. Sì. Ed è anche un'abitudine del Teatro Stabile quello di ripetere gli spettacoli per gli studenti. Che tipo di risposta avete avuto dalle scuole, dai docenti? Ma io direi molto positiva, perché la sala era piena zeppa di ragazzi, quindi tantissimi ragazzi, anche il merito è degli insegnanti che li hanno preparati così bene, e quindi c'è stato un lavoro sicuramente fatto anche nelle classi, a scuola. Insomma. Sono state in grado di capire, sì, insomma. Sì, sì, secondo me sì, proprio abbiamo avuto un pubblico attentissimo. A volte insomma, è abbastanza frequente che i giovani a volte sono più attenti degli adulti. Un po' più sensibili magari. Più sensibili, con un cuore più pulito. Ho capito. Questo spettacolo è stato curato da Franco Graziosi, che sì, è un mostro sacro, sì, del teatro italiano. Com'è stato lavorare con lui dal punto di vista umano e anche professionale? Ma intanto è stato un grandissimo onore, perché Franco Graziosi è un grande maestro, era uno degli attori più importanti di Giorgio Strehler, ha fatto quasi tutti gli spettacoli di Strehler al Piccolo di Milano e ha dedicato la propria vita, Franco, alla poesia. Addirittura ha sempre sostenuto che le sue parti, i suoi ruoli in prosa, li traduceva in versi per poterli analizzare meglio, più profondamente. Quindi è stato veramente un maestro eccezionale, un grande onore. Sul piano umano, come maestro severissimo, proprio severo, molto severo con se stesso e quindi anche con gli altri. Però sul piano umano di una tenerezza sconvolgente, una persona veramente unica. Questa stagione, insomma, avete un tabellone abbastanza ricco. Vedremo anche Paolo Rossi, sì, Bergonzoni, abbiamo visto Nozze di Sangue, abbiamo visto questo spettacolo. Inoltre poi col Teatro Stabile avete anche portato avanti anche dei corsi, dei seminari. Insomma, diciamo che avete voluto fare un affronto a questi ultimi tagli della finanziaria. Abbiamo cercato di fare una stagione tirando fuori dalla nostra vita un grande coraggio, perché in momenti difficili bisogna essere molto coraggiosi e accettare la sfida di fare le cose impossibili. È troppo facile fare le cose bene quando va tutto bene. Molto più difficile. Quindi avete raccolto la sfida della difficoltà? Della difficoltà, sì, sì, infatti. Va benissimo, la ringrazio per essere stata con noi. Ma grazie a voi e tanti saluti a tutti voi. Barbara Cadoni, Viva la Radio Network, Cagliari.